si parte dalla sesta fila andando indietro, che viene 5,50, poi sale 30 euro a 5,80 altre file, fino ad arrivare a 800 la prima fila. È 3 anni che non si aumentava più, dal 2017, anche perché con il distanziamento delle nuove regole abbiamo perso tanti ombrelloni. A Fano sono da 3 anni che i prezzi non aumentano, secondo i proprietari degli stabilimenti che stanno proseguendo i lavori per ultimare le spiagge lungo l'arenile alle prese con le nuove norme sul distanziamento e sicurezza. In primo luogo, se i posti in spiaggia dovranno rispettare le distanze minime, gli stabilimenti potranno contare su un minor numero di ombrelloni, sdraio e lettini da collocare in battigia, con presenze giornaliere ridotte rispetto agli scorsi anni e conseguenti minori guadagni. I titolari dei lidi dovranno inoltre affrontare nuovi costi legati a sicurezza, manutenzione e sanificazione delle strutture e al momento non possono contare su abbonamenti stagionali. Secondo il Codacons, l'estate 2020 potrebbe essere più salata per le tasche dei cittadini. I rincari possono variare da regione a regione. Nelle Marche sono previsti dei leggeri aumenti del 5 o 10%. I proprietari degli stabilimenti di Fano però rassicurano che i prezzi non saranno aumentati. Il prezzo è uguale, identico l'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso avevo fatto una promozione che chi saldava entro il 15 giugno riceveva un buono in 15% consumabile all'interno del nostro stabilimento. Purtroppo non sono riuscito a dargli questo buono, ecco, però non siamo andati al rialzo perché non ci sembrava giusto in quest'anno comunque difficile per tutti. Io ho chiesto semplicemente il saldo alla conferma dell'ombrellone, perché nelle difficoltà di questo anno li abbiamo anche noi, ecco, e quindi ho chiesto uno sforzo al cliente. Ridare i soldi comunque per un discorso fiscale in Italia non è semplice, una volta effettuato lo scontrino eccetera. Però cosa succede se quest'anno l'estate dovesse saltare, dovessimo perdere il 50% d'estate con il pacchetto già saldato? Il 50% dei soldi li recuperiamo il prossimo anno, per non perdere ombrelloni, per cercare di non ma dover dire a nessun cliente l'anno scorso di no. Abbiamo ridotto addirittura, perché eravamo molto più larghi delle misure imposte, abbiamo ridotto un pochino 10 centimetri per ricavare una fila in più, perché purtroppo nelle prime 3 file abbiamo perso degli ombrelloni perché per andare a misura. E per non scontentare nessuno, però abbiamo potuto mettere una fila in più. Se i prezzi non verranno aumentati, ad essere preoccupazione sono la mancanza dei turisti, che incrementano di solito le spiagge durante la stagione. La clientela di Fano, ormai che diciamo che Fano come richiamo turistico estero è un po' ridotto al lumicino. Gli alberghi sono quasi spariti. Speriamo di tirare avanti con i fanesi, anche se quest'anno le prospettive non sono incoraggianti, diciamo. Speriamo che vengano a confermare, perché c'è questo problema che chi aveva l'ombrellone l'anno scorso potrebbe non confermarlo quest'anno.